Carosello, il nome della pubblicità. 0444 30 56 04. Ma io credo che proprio in queste tre settimane siamo riusciti a cambiare marcia dal punto di vista soprattutto del ritmo, dell'intensità. Questo dobbiamo mantenerla, perché questo aspetto non deve venire fuori solo nella difficoltà, ma deve essere una componente fondamentale per far bene. E noi dobbiamo mantenerla. Ne ho già parlato con la squadra da questo punto di vista. La squadra non può tirare fuori certi ritmi, certe intensità solo perché magari si sente toccata nel vivo. Anzi, adesso è proprio il momento proprio di caricare questo aspetto e di esaltarlo. Sta a noi. Noi abbiamo la fortuna di andare in campo, abbiamo la fortuna di giocare e dimostrare che abbiamo capito questo. E lo dobbiamo fare. Se per me l'emergenza la sminuisco, anzi esalto un po' chi c'è, chi non c'è, vuol dire che questo deve essere un po' la mentalità di questa squadra. E deve essere proprio l'esaltazione di chi va in campo, di dimostrare, di prendere al volo queste possibilità. Perché poi veramente gli episodi, i momenti cambiano la vita delle persone, la vita dei giocatori, la vita di una squadra. E questo noi ne siamo consapevoli. Ripeto, a parole è facilissimo, poi bisogna tramutare tutto questo in campo. In campo, in questo momento qua, ci stiamo riuscendo, ma purtroppo, e per fortuna, perché quando va male per fortuna, quando va bene purtroppo, bisogna confermarlo di volta in volta. E noi siamo chiamati a confermarlo. Abbiamo una partita difficile, perché troviamo una squadra tosta, però dobbiamo essere bravi a mantenere la stessa intensità, la stessa voglia di risultato, la stessa voglia di sacrificio. Loro hanno fatto tre partite, due vittorie, un pareggio, il pareggio con il Torino che meritavano di stravincere. E qui troviamo una squadra purtroppo nel momento sbagliato. Ha un grande potenziale offensivo perché ha molta gente che fa gol. È una buona fisicità proprio di squadra, e per cui anche nei calci piazzati sono temibili. È una squadra che ha nelle corde tante soluzioni da gol. Tanta attenzione, ma soprattutto grande ritmo. Io continuo a battere questo tasto qua perché il Vicenza, da quando ha innescato una marcia superiore, ha fatto vedere qualcosa in più. Non dobbiamo più scalare, dobbiamo sempre mantenere quella marcia là. Le critiche, al di là che sono arrivate, fanno male ed è giusto che lasciano anche il segno quando arrivano, perché come quando le subisci fai anche magari delle analisi e tutto quanto. Ma credo che sia soprattutto, delle volte ci sono dei momenti in cui scatta qualcosa, cambi qualcosa che riesce a fare qualcosa con più forza, e non è per la sconfitta, è proprio perché probabilmente è scattato qualcosa, non per le critiche, ma magari per il modo in cui era arrivata la sconfitta, può essere che sia scattata qualcosa. Però ripeto, adesso viene il momento di confermare, perché è troppo facile altrimenti. Noi dobbiamo essere bravi, la squadra è forte, si differenziano perché riescono a mantenere alta la tensione sempre, non solo nei momenti difficili. E allora dobbiamo confermare questo. E su questo se vogliamo fare il salto di qualità, dobbiamo essere bravi a mantenere questo atteggiamento, questa cosa che è scattata dopo ancora, e mantenerlo ancora dopo magari due vittorie, un derby vinto. Non conta più niente, tutto alle spalle. Sono sei punti importanti, ne abbiamo altri tre in palio, e questo credo che sia da focalizzare la crescita adesso. Dire cosa avrei fatto diventa difficile, ho provato a pensarci, io l'ho visto un gesto che positivo. Poi purtroppo nel nostro contesto, pensate un po', un gesto nobile è passato quasi per una scemenza. Probabilmente a mente fredda l'avrei fatto, però bisogna trovarsi là. Stiamo parlando di un gesto, secondo me, sportivo, che è stato poi, come sempre, messo nelle condizioni di essere sfruttato da media e da situazioni varie. Che invece era solo esclusivamente un gesto sportivo che va preso in maniera positiva. Una classifica molto corta, questa, quella di Serie B. Quante possibilità ha il Vicenza di restare agganciato alla zona playoff fino alla fine del campionato? Ma non lo so quante sono, l'importante è lo dobbiamo confermare in campo e cercare di alimentare queste possibilità. Adesso parlare di possibilità, parlare di essere di zona playoff è prematuro. Cerchiamo invece di vivere con una buona tensione alta a questo momento, cercare magari di migliorare queste possibilità. Il Piacenza è una squadra giovane, con molti giocatori giovani dell'89, dell'87, però con due o tre vecchie volpe davanti che fanno paura.
Sì, è una buona squadra della buona qualità, però insomma, al di là del rispetto che abbiamo per il Piacenza, noi dobbiamo pensare a noi, cercare di mettere in campo la voglia giusta per arrivare a un risultato a cui teniamo molto.